Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi faremo un'intervista doppia, ci siamo addirittura muniti di un cameraman. Ciao. Ciao cameraman. Ciao. No, camera che si camera fa le domande. E sono in compagnia di mia madre. E niente, iniziamo. Saranno 30 domande. Sto mettendo a fuoco solo te, mamma. Adesso solo Matteo. Aspetta. L'intervista dopo deve essere doppia telecamera, però. Vabbè, vado. Dai. Quale film meriterebbe un sequel? James Bond. Ancora? L'avevo fatto un miliardo. Io direi Dr. House. Troppo bello quel film. È una serie TV. Vabbè, che non posso dire, è un film. Vabbè. Allora un film direi Superman. Ma il Superman quello vero, non l'uomo d'acciaio che ammazza e uccide tutti. Distrugge la città e cose varie. Cos'è che una donna non dovrebbe mai fare? Parlare degli ex al primo appuntamento. Fai la dub. No. Che cosa non dovrebbe fare una donna? Non deve ruttare e scureggiare un pubblico. Direi no. Qual è una cosa che avresti sempre voluto avere da bambino ma che non hai mai avuto? Tocca a te. No, tocca a te, tu inizi, il canale è tuo, io sono la seconda qua, io devo pensare. La pistola di Paolo Macchi. La che? La pistola delle sparalumacche. La pistola delle sparalumacche? Sì. Perché? C'era un cartone, vabbè. C'era un cartone quando tu non puoi. Tu non puoi capire. Vabbè. Io non lo so. Che volevo avere da piccola, non l'ho avuto. Una casa delle bambole. Non lo so, non mi ricordo. Boh. Se fossi in un programma di protezione testimoni, quale sarebbe il tuo nuovo nome? Nyx. Nyx? Che è la Nyx, quella dei trucchi? Neve in latino. Neve? In latino. In latino, mamma mia che sei nerd. A me basterebbe Marilyn Monroe. Qual è la cosa più carina che qualcuno abbia mai fatto per te? Fammi pensare, abbracciarmi. Vabbè, io ho 40 anni, hanno fatto tante cose carine per me, tipo le sorprese che i miei bambini mi fanno al compleanno, tante cose. Se potessi far tornare indietro dalla tomba un personaggio famoso, chi sceglieresti? Leonardo da Vinci. Mamma mia, cioè questo è proprio nerd. Che ci devi fare con Leonardo da Vinci? Che ci devi fare? Gli devo chiedere. Che gli devi chiedere? Dai, fallo. No, devi argomentare queste risposte. Perché ti serve Leonardo da Vinci? Perché chiedergli come ha avuto l'ispirazione per creare tutte le cose che creano. A me Elvis Presley. Oh, The King. Ma vai mette. Non so cosa sta succedendo al computer. In che luogo una lunga attesa non ti peserebbe? A GameStop. Chi dovresti aspettare dentro a GameStop? Gli alieni. A letto mentre dormo. Se potessi chiudere qualcuno in un ospedale psichiatrico, chi sarebbe? Decano 42. Ma è morto. Ma manco sanno chi era. Come fai a chiuderlo se non sai chi era? Era uno squartatore. Era uno? Squartatore. Si chiamava già uno squartatore. Io chi chiuderei? Penso. Mai preso dalla polizia.
Io chiuderei forse Donald Trump, è troppo pazzo. Ah, ma dobbiamo essere politica corretta. No, io dico quello che mi pare, altro che politica corretta. Se potessi tornare indietro nel tempo in che epoca andresti? Dove amo. A fare che? Perché mi piace proprio la mitologia che si crea. Ma posso andare in avanti nel tempo? No. No, indietro nel tempo? Indietro nel tempo. Nella Francia del 1700. Perché devo mettere quelle parrucche bionde. Che cosa rifiuteresti di fare anche in cambio di 1 milione di euro? Andare in giro nudo. Per 1 milione di euro? Io ci andrei in giro nudo. Che sarà mai? No. Tanto poi te ne vai da qua. Ne vai alle Bahamas e nessuno si ricorderà più di niente. Io non ammazzerei nessuno per i soldi. Con quale personaggio storico ti piacerebbe chiacchierare? Dante Alighieri. Perché? Perché vorrei dirgli cosa cavolo ti è saltato in mente quando hai scritto la Divina Commedia. Vabbè, certo. Io invece saprei i segreti di Marilyn Monroe. Parlerei con lei, ci senti bionda allora? Qual è un oggetto che non condivideresti mai con nessuno? La trousse. La trousse? La trousse di che? La palette? Dei trucchi? Un oggetto che non condividerei mai con nessuno, un regalo che mi hanno fatto. Ah, un regalo che ti hanno fatto. Mm-hmm. Io le mutande. Sono mie! Se una tua foto potesse essere pubblicata sulla copertina di una rivista, quale rivista sceglieresti? Son and Jump. Chi? Son and Jump. Son and Jump? Sì. Che cos'è questa? È una rivista dove vengono pubblicate tutti i manga e gli anime. Quindi tu saresti un manga o un anime? Sì. Una foto su una rivista su Men. Vai, lo sai. Guarda, si sentono gli scrocchi tu alla che stai vicino al microfono. Cosa ti annoia veramente tanto? Andare a fare la spesa. Stare senza fare niente. Tu stai sempre senza fare niente. Ma come stai senza fare niente? Qual è la cosa che ti disturba di più quando sei in un ristorante? L'attesa. Anche a me l'attesa. Odio aspettare. Dal ristorante si va per mangiare subito, veloce. Tac, 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 tac. Qual è una cosa che al giorno d'oggi la gente fa troppo? Stare al computer, telefono, cose così. Stare sui social, anche se io sto più della gente. Tu sei comune alle altre persone, vai. Sono comune, grazie. Mi hai dato della comune mortale, bravo, grazie. Quale lavoro domestico non hai mai fatto? Nessuno. Io l'ho fatto tutti. In quale parte del mondo non vorresti mai andare? A Polo Nord. Pure io, Siberia, fa troppo freddo, morirei. Quale sarebbe il miglior vantaggio del non avere il senso dell'olfatto? Non puoi sentire gli odori gli anemoni che uno fa. Io non sentire i piedi puzzolenti di Matteo. Qual è la scena più spaventosa che hai mai visto in un film quando eri bambino? Quella della bambola assassina, che dici? Quando eri bambino? Sì. E io quando ero piccola adoravo vedere i film dell'orrore, mi affittavo da sola le cassette, avevo un negozio a fianco a casa, via. E il primo film dell'orrore, non mi ricordo come si chiamava, ma c'era uno che tagliava con una motosega tutti e schizzava il sangue, ma io ero tutta entusiasta. Se potessi disinventare qualcosa, cosa sarebbe? La bomba atomica. Mi sento troppo superficiale, diciamo, sto ragazzo. Una cosa inutile, Rosse.
No, qualcosa, se potessi Sì, no, disinventare ho capito. qualcosa, non una cosa inutile, pure qualcosa di brutto. Non lo so, devo pensare. I soldi, non servono a niente. E come i soldi ti fanno mangiare? Era meglio il barato, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Se potessi comprare un solo oggetto per completare l'arredamento di casa, cosa sceglieresti? Il poster di Dragon Ball. Io ho un divano tutto per me. A te non dicevo, dicevo. Chi è la persona più famosa che hai incontrato? Gabriele. Ah, Gabriele. Andreulli, che è un bodybuilder. Io chi ho incontrato? Ho incontrato Nesta, ho incontrato Antonella Moseti, che è un'amica, e più o meno, non lo so, questi qua. Ho incontrato altra gente, non mi ricordo. Sì, forse sì, ma non lo diciamo. Appena. Se potessi essere il personaggio di un telefilm, chi saresti? Telefilm. Edward Mamma mia, l'immortale. Ne rimarrà solo uno. Io Clark Kent di Smallville. McCloud. E che? Che bello. È bello. Se potessi essere il campione di una disciplina olimpica, quale sceglieresti? Crema. Scherma? Potresti anche farlo volendo. Non mi Dice dà, è la scherma troppo pallavolo olimpico. fatica. Troppo fatica, ok. In palestra non fai fatica. Sì. Forse nuoto. Mi piace molto. Ti piacerebbe avere un luogo dove andare per riflettere? Dove? In cima al Monte Fuji. In cima al Monte Fuji? Fuori. Fuji. Quale professione hai sempre ammirato? Quella dell'insegnante. O Dell'insegnante. quella del medico, sono indeciso. O quella del detective, o quella della parrucchiera, o quella dell'estetista, quella dell'infermiere. Uno devi Quella del detective. dire. Io invece. Quella dell'attore, dell'attrice. La nostra fumettantissima intervista è finita, grazie per essere stati con noi, io spero che la mia compagnia sia stata di molto gradimento e iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e mettete tanti mi piace, ciao alla prossima, Ciao! ciao!
Tutti i tagli qua. Vai. Se potessi tornare indietro nel tempo in che epoca andresti? Dove amo. A fare che? Perché mi piace proprio la mitologia che si è creata intorno. La mitologia è molto intorno. Prima, non di cazzate, amore, la mitologia è della Grecia, della Roma antica. Non sai niente, si può. Amore, la mitologia è il mito. Non c'è un mito dell'Evo Medio, c'è il mito Evo Medio. Di quell'altra roba. Nel Medioevo. Dai, perché torneresti nel Medioevo? Per la mitologia che si chiede. Io gli dico di non dire questa parola e lui continua a dirla. Non la dire perché non c'entra niente. Che c'entra, ma... Di un'altra parola, fallo per me. No. Perché è tutto? Vabbè. Io devo rispondere? Sì. Ma posso andare in avanti nel tempo? No. No, indietro nel tempo? Indietro nel tempo. Nella Francia del 1700. Perché devo mettere quelle parrucche bionde. Che cosa rifiuteresti di fare anche in cambio di 1 milione di euro? Andare in giro nudo. Per 1 milione di euro? Io ci andrei in giro nudo. Che sarà mai? No. Tanto poi te ne vai da qua. Ne vai alle Bahamas e nessuno si ricorderà più di niente. Io non ammazzerei nessuno per i soldi. Con quale personaggio storico ti piacerebbe chiacchierare? Dante Alighieri. Perché? Perché volevi dirgli cosa cavolo ti è saltato in mente quando hai scritto la Divina Commedia. Vabbè, certo. Io invece saprei i segreti di Marilyn Monroe, parlerei con lei, ci senti bionda, allora? Qual è un oggetto che non condivideresti mai con nessuno? La trousse. La trousse? La trousse di che? La palette, dei trucchi. Ho detto che non condividerei mai con nessuno, un regalo che mi hanno fatto. Ah, un regalo che ti hanno fatto. Mm-hmm. Io le mutande. Beh. Sono le mie! Se una tua foto potesse essere pubblicata sulla copertina di una rivista, quale rivista sceglieresti? Son and Dump. Chi? Son and Dump. Son and Jump? Sì. Che cos'è questa? È una rivista dove vengono pubblicate tutti i manga e gli anime. Quindi tu saresti un manga o un anime? Sì. Una foto su una rivista su Men. Vai, lo sai. Guarda, si sentono gli scrocchi tu alla che stai vicino al microfono. Cosa ti annoia veramente tanto? Andare a fare la spesa. Stare senza fare niente. Tu stai sempre senza fare niente. Ma come sei senza fare niente? Qual è la cosa che ti disturba di più quando sei in un ristorante? L'attesa. Anche a me l'attesa. Odio aspettare. Da ristorante si va per mangiare subito, veloce. Tac, 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 tac. Qual è una cosa che al giorno d'oggi la gente fa troppo? Stare computer, telefono, cose così. Stare sui social, anche se io sto più della gente. Tu sei comune alle altre persone, vai. Sono comune, grazie. Mi hai dato della comune mortale, bravo, grazie. Quale lavoro domestico non hai mai fatto? Nessuno. Io l'ho fatto tutti. In quale parte del mondo non vorresti mai andare? In Africa. Perché avevi paura della malaria, tutte quelle cose là. La paura della malaria? Ma perché ti stanno imbattendo? Però io sono contagio. Direi che questa... no. Non la dovresti fare, sennò poi qualcuno dice che sei razzista. Perché le persone sono scemi. Allora, la domanda è qual è un po'... Dove non andresti mai? In quale parte del mondo non vorresti mai andare? A Milano. Perché? Perché sono andato
No, ma lo può dire questa? Perché no? Ci sono tanta gente, lui si offende. Ma cioè, Burella. Poi in un paese che non è Italia, quindi. Allora. Ma mica offendo, no? Non si bega che fa freddo, dai. Di Polo Nord. Polo Nord. Pure io Siberia, fa troppo freddo, morirei. Rossella Burletto deve metterla, se no dovrebbe testare la voce diversa. Quale sarebbe il miglior vantaggio del non avere il senso dell'olfatto? Non puoi sentire gli odori che avevo che uno fa. Io non sentire i piedi puzzolenti del materiale. Dove non torneresti mai in vacanza? Mo lo puoi dire, dai. A Milano, dai, dì. In Spagna. In Spagna. Ho detto paese che non è l'idea. Dai, amore, che mi fate fare 3.000 tali, dillo e basta. Non giustificare, sono solo i tali che devo fare io qua. Io non tornerei in vacanza. In Padre. In Romania. Così mi ammazzano. Ah, tu che puoi essere razzista, aiuto. Io sono razzista col mio paese, quindi va bene. Qual è la scena più spaventosa che hai mai visto in un film quando eri bambino? Quella della bambola assassina, che dici? Quando eri bambino. Sì. E io quando ero piccola adoravo vedere i film dell'orrore, mi affittavo da sola le cassette, avevo un negozio a fianco casa, via. E il primo film dell'orrore, non mi ricordo come si chiamava, ma c'era uno che tagliava con una motosega tutti e schizzava il sangue, ma ero tutta entusiasta. La telecamera. Se potessi disinventare qualcosa, cosa sarebbe? La bomba atomica. Mi sento troppo superficiale, diceva sto ragazzo. Una cosa inutile, Rossè? No, qualcosa. Se potessi disinventare sì, qualcosa, cosa. Non una cosa inutile, pure qualcosa di brutto. Ma non voglio essere scontato come lui. Io non sono scontato. Dai, ma che poi devi tagliare? Non lo so, devo pensare. I soldi non servono a niente. E come? I soldi ti fanno mangiare. Era meglio il barato. Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Se potessi comprare un solo oggetto per completare l'arredamento di casa, cosa sceglieresti? In parte una casa? No, tu rispondi troppo veloce. Sembra che le sai le risposte, le domande. Allora rifacciamo. Se potessi comprare un solo oggetto per completare l'arredamento di casa, cosa sceglieresti? Il poster di Dragon Ball. Il poster di Dragon Ball. Io ho un divano tutto per me. A te non dicevo, Chi è la persona più famosa che hai incontrato? Gabriele. Gabriele. Andreulli, che è un bodybuilder. Io chi ho incontrato? Ho incontrato Nesta, ho incontrato Antonella Mosetti, che è un'amica, e più o meno non lo so, questi qua. Ho incontrato altra gente, non mi ricordo. Sì, forse sì, ma non lo dice. Vabbè. Bene. Se potessi essere il personaggio di un telefilm, chi saresti? Telefilm. È David McCloud. Mamma mia, l'immortale. Ne rimarrà solo uno. Io Clark Kent di Smallville. E che? Che bello. È bello. Se potessi essere il campione di una disciplina olimpica, quale sceglieresti? Scherma. Scherma? Potresti anche farlo volendo. Troppa fatica, ok. E in palestra non fai fatica. Sì. E, forse nuoto. Sì. Mi piace molto. Ti piacerebbe avere un luogo dove andare per riflettere? Dove?
In cima al Monte Fuji. In cima al Monte Fuji? Fuji. Cameraman si sta spegnendo. No! Se non ti sbrighi si spegne. Io sì, al mare. Quale professore hai sempre ammirato? Professore? Sì. Professione. Professione. Quale professione hai sempre ammirato? Quella dell'insegnante. Dell'insegnante. O quella del medico, sono indeciso. O quella del detective, o quella della parrucchiera, o quella dell'estetista, quella dell'infermiere. Uno devi dire. Quella del detective. Io invece quella dell'attore, dell'attrice. Finita, mo? Ok, la nostra intervista è finita, grazie. La nostra fumettantissima intervista è finita. Grazie per essere stati con noi. Io spero che la mia compagnia sia stata di molto gradimento. E iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e mettete tanti mi piace. Ciao, alla prossima! Ciao! Ciao! Bravo, mi è piaciuto. Però dovresti imparare a guardare più nella telecamera.